C'è chi si chiede perché io abbia lasciato Hollywood. Ecco, l'ho lasciata perché... perché mi sono innamorata di un principe azzurro. Hitchcock mi ha offerto una parte. Hai deciso di accettarla? Sì, mi manca. So essere una madre e una moglie e assolvere a due compiti senza che nessuno abbia da ridire, non crede? Ma che dirà il principe? Che dirà il principe? Il principe è pienamente d'accordo. Non accetterà mai l'idea che la sua principessa torni a fare dei film, lo sai, Gracie? No, non lo so. Con lui si parla solo di politica. Signor Presidente, vi ho già dato la nostra lealtà. Voi tasserete tutto il principato. Questa non è una trattativa, è un'estorsione. Hai pensato che De Gaulle cerca una scusa per prendersi Monaco, anche a costo di metterti contro di me? Non dire niente, perché tutto quello che dici ha delle conseguenze. Io non so come continuare a vivere con lui. Non so come farò a passare il resto della mia vita in un posto dove non posso essere me stessa. Chi sei veramente? Ciao, mamma. Non starai pensando davvero di tornare? Tu non sei più un'attrice. Ogni cosa che dico o faccio è sbagliata. Ogni cosa. Perché sei ancora qui, Grace? Perché ancora ti amo. Incontra un detective privato francese. La famiglia viene prima di tutto. E cosa ti ha promesso De Gaulle perché tu vendessi la nostra? Mamma, perché piangi? Se vuoi salvare la tua famiglia, devi dar loro un ideale da proteggere. E dovrai farlo da sola.